Allora, ciao ragazzi, benvenuti a quindi la prima parte di Formule e Calcoli. In questa prima parte analizzeremo, quindi come si è fatto in classe, in maniera approssimativa i calcoli ottenuti e quindi si cercherà in maniera empirica, appunto, una legge che regoli il moto parabolico. E in realtà ce ne sarebbero diverse, come vedremo, ma quella è quella un po' più fondamentale, ecco, quella che racchiude tutto, quella che vedremo insieme. E un ragazzo di seconda A ha trovato un'altra legge, la esprimerò, e altre classi non l'ho detta, in classe la dirò qui per correttezza, perché la seconda A gliel'ho detto, però, ecco, ragionateci anche voi delle seconda B e seconda C. Quindi, insomma, andremo a caccia di leggi. Prima di questa prima parte si vedranno i dati, si troveranno le medie per semplicità e si vedrà una possibile legge regolatrice. Andiamo che poi regoli appunto il moto di natura bidimensionale. Andiamo insieme a vedere, quindi formule e calcolo. Abbiamo raccolto i dati richiesti per l'esperimento. Quindi l'oggetto di studio era moto bidimensionale. Nel moto bidimensionale abbiamo visto intuitivamente che ci sono due tipi di moto. Il moto rettilineo uniformemente accelerato che caratterizza il moto verticale e il moto rettilineo uniforme che caratterizza il moto orizzontale. Adesso quindi bene, ma se li uniamo insieme nel caso terrestre, quindi nel caso bidimensionale, nel caso terrestre, lancio una palla un po' in aria, un po' in maniera che traslati a destra, quindi in orizzontale, quindi la pallina sale e va in avanti a destra, verso destra orizzontalmente, quello che voglio capire è. Ecco, quindi se verticalmente c'è un moto rettilineo uniformemente accelerato e orizzontalmente un moto rettilineo uniforme, qual è quella una possibile legge che regola il fenomeno? Abbiamo visto che è una parabola, quindi questo moto bidimensionale è caratterizzato da una parabola, e quindi quello che vogliamo capire è le leggi che regolano questa parabola. Come si possono vedere, cosa si può notare, noi lo analizzeremo tramite punti salienti, ma lo vediamo nelle prossime puntate e ragioniamoci insieme. Ma cosa ci facciamo con questi dati, quindi? Come possiamo elaborarli? Appunto, per trovare una legge, sappiamo che per elaborare un dato bisogna parlare un po' matematichese, quindi non siamo degli artigiani che appunto usano regole approssimative per creare una forma d'arte, ecco, quindi che fa un artigiano? Sa che il legno è malleabile e quindi crea una scrivania, sa che in un certo modo, quindi facendo girare un oggetto e mettendoci appunto un oggetto, quindi facendo roteare, sai, un pezzo di legno e mettendoci uno scalpello posso ottenere un oggetto tondo, quindi non è una maniera approssimativa, non bisogna, siamo tecnici, bisogna entrare all'interno dei dati ottenuti per ottenere delle leggi matematiche, quindi andare al di là della semplice pratica e appunto ottenere delle leggi che poi possono servirci in futuro. Questo è quello che fa un tecnico, un ingegnere, appunto. Sfruttare le leggi fisiche, quindi la matematica e la fisica, per ottenere degli strumenti reali da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Quindi ci guadagna anche soldi, no? Brevetta qualcosa, usa delle cose fisiche per brevettare un qualcosa, qualcosa che va a vantaggio di un individuo e che gli permette quindi di semplificargli la vita. Quindi il tecnico è quello che sfrutta le leggi fisiche per uno strumento pratico. Quindi è importante sapere la matematica in sostanza. Quindi dimostrare sempre un moto parabolico ci permette magari di progettare cannoni in finmeccanica, che ne so io, alla Leonardo, per esempio. Naturalmente le cose non sono semplici come in questo caso qui, sono molto più complesse, però è un inizio. Ci serve quindi una possibile legge candidata, analizzando i dati, una base per il grafico dalla quale partire. Analizziamo quindi la tabella dei dati raccolti in laboratorio, quindi le tabelle in questo caso, perché ce n'è una per classe. Andiamo a vedere insieme cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo che la seconda A ha ottenuto questo valore qua. Abbiamo che la seconda B ha ottenuto questo valore, questi valori qui, quindi certi valori di C, facili vedere. I dati sono questi per la seconda A, quindi un valore della cittata, tre valori della velocità per ogni traguardo e tre valori del tempo di cittata per ogni traguardo, e così per tre volte, per tre tipi di velocità diversi. Stesso ragionamento per la seconda B, che ha dei risultati molto simili ma leggermente diversi perché sono appunto misure reali e non ideali, quindi appunto vengono leggermente diverse e dipendono dalla precisione, dalla qualità delle misure stesse. E poi la seconda C. Ecco qua.
non utilizzeremo tutti i dati. Quindi dobbiamo trovare un possibile collegamento tra le misure ottenute. Analizziamole, quindi cosa faremo? In maniera molto semplice, non andremo a vedere gli errori assoluti per adesso, ma faremo semplicemente le medie. Questo è anche un aiuto per voi, perché quando dovrete fare i calcoli, avete già le medie pronte e vi risparmia la fatica di fare la bellezza di 9 calcoli, perché ce l'avete già pronti e quindi le potete usare. Al limite potete mettere G media 1 uguale qualcosa nei calcoli, ma non occorre che le calcoliate perché le abbiamo già pronte in ufficio. È un aiuto, in sostanza. Quindi, nel caso 1, la città da media 1. La seconda A mi pare 0,77, via, una classe 0,77 metri, la seconda classe 0,84 metri, la terza classe 0,82 metri, e uguale, quindi la media è 0,81 metri. Dovrebbe venire così. La velocità media 1 al quadrato è 2,809 più 2, quindi ci sono 3 misure per ogni classe, quindi sono 9 misure in totale, 3 misure per la seconda A, 3 misure per la seconda B, 3 misure per la seconda C, e quindi diviso 9, la media è 2,771 metri al secondo. Dovrebbe tornare 771 perché c'è un 747, un 717 e quindi sì, 771 metri al secondo. Invece per la città ci sono tre misure perché per la prima misura abbiamo preso un valore di gittata, quindi lo spazio percorso orizzontalmente, uno per la seconda A, uno per la seconda B e uno per la seconda C. Viceversa, le velocità le abbiamo prese tre per classe a rilevamento, quindi 9. Stessa cosa per il tempo gittata e il tempo medio è 0,392 secondi. Analizzando il secondo caso, di nuovo la media delle gittate, 2,22, di nuovo la velocità media delle gittate, la velocità media nel caso 2, quindi la mola compressa un pelino di più nel caso intermedio, una velocità media di 4,536,536 metri al secondo e un tempo di gittata medio di 0,636 secondi. Analizzando infine il terzo caso, abbiamo che la gittata media è 4 metri, poco spaccati. La velocità media è 0,184 metri al secondo, mentre il tempo di gittata medio è 0,871 secondi. Quindi disponiamo i primi risultati ottenuti, perché se no, visto così, non ci si capisce un tubo, ecco, non mi sono già scordati. Quindi mettiamoli insieme. Quindi le gittate sono queste. Ottenute nel primo caso, nel secondo caso, nel terzo caso. Ovviamente, anche utilizzando semplicemente una fisica intuitiva approssimativa, sappiamo che aumentiamo la velocità di sparo, manteniamo un'inclinazione costante, quindi non variamo l'inclinazione, quindi rispettiamo la legge di quella del cannoncino dell'introduzione che vi ho fatto vedere che sempre a 45 gradi nella condizione di massima gittata, vediamo che se aumentiamo la velocità di sparo iniziale aumenta anche la gittata stessa. Se aumenta, quindi ovviamente stiamo aumentando la velocità di volta in volta, nel primo caso abbiamo compresso la molla di una tacca, nel secondo caso di due tacche, nel terzo caso di tre tacche. E poi il tempo di gittata che ovviamente aumenta, ma appunto non aumenta in maniera lineare, non raddoppia, non triplica, no, non sembra nelle leggi di dipendenza lineare. Però non lo so, vediamo un pochettino. Andrà visto, ecco. Vediamo un pochettino. Ok, abbiamo questi valori. Adesso usciamo un attimo dalla presentazione perché? Perché adesso bisogna ragionare un po'. Non l'abbiamo già fatto in classe, ma insomma lo riprendiamo come è giusto che sia. Quindi vi copio la slide e ve la butto sullo schermo. Ok, abbiamo questi valori, ve li ingrandisco perché magari qualcuno è sul cellulare potrebbe avere problemi di visualizzazione. Va un pochino piano perché puppa tantissimo, assorbe tantissimo, tantissima CPU questo programma, però insomma dovremmo farcela. Allora, abbiamo questi valori qua, ingrandisco ancora un pochettino. Ok, va bene, abbiamo questi valori. Bisogna trovare una possibile legge, in particolare noi conosciamo la proporzionalità diretta, bisogna vedere se c'è una proporzionalità diretta tra i valori. In prima cosa, la prima cosa che uno potrebbe dire, beh, guardiamo un pochettino se aumenta il tempo di gittata, se aumenta il tempo di gittata, aumenta anche proporzionalmente la gittata. La gittata sembrerebbe aumentare proporzionalmente circa, perché rispetto dal caso 1 a 2 è circa raddoppiato, dal caso 2 a 3 è di nuovo raddoppiato. Quindi sembra che se aumenta, quindi dal primo al secondo caso c'è stato un raddoppio, dal secondo al terzo caso c'è stato un raddoppio. Vediamo un po', il tempo sembrerebbe di no, 0,392,736 sembra quasi un raddoppio tra il caso 1 e 2, ma il caso del 2 e il 3 non proprio, però proviamo. Proviamo un po', nel caso 1, quindi proviamo a studiare
una prima personalità, G fratto T, G. La città, tra l'altro, il tempo di città. Guardiamo un po' se vale la proporzionalità diretta, cioè se il loro rapporto è uguale a una costante K. Ok? L'unità di misura sarebbe metri al secondo, se vi torna, perché sopra un metri, sotto secondi, quindi sarebbe un'unità di misura di metri al secondo. Quindi sarebbe tipo una proporzionalità diretta, che è una costante che identifica una costante di natura di velocità, ecco, se vi interessa. Vediamo un po'. 0,81 diviso 0,392. Andiamo a vedere. Quindi prendiamo la calcolatrice. Che fa? 2, ma in maniera approssimata 2,1, dai. Potevamo prendere due cifre significative, ma non ci interessano. 2,1, proprio in maniera approssimativa. Si poteva lasciare anche 2, ecco, nel senso. Prendiamo 2,1 per essere più tranquilli. Caso 1 viene 2,1 appunto metri al secondo. Nel caso 2 viene, analizziamolo, 2,22 diviso 6,736, 0,636. Viene 3,5, sembrerebbe di no. Guardiamo un po' se è un caso anomalo. Magari il caso 3 viene uguale al caso 1 e il 2 è un caso anomalo. Oppure il 2 e 3 sono uguali e l'1 è un caso anomalo. Boh, andiamo a vedere insieme. Viene 4,00 diviso, quindi cittata nel caso 3, diviso il tempo di cittata nel caso 3, 871. Che fa? 4,00 diviso 0,871. Che fa 4,6. No, assolutamente no, ma neanche per sogno. Abbiamo verificato appunto che il rapporto non aumenta appunto in maniera costante, ma subisce appunto una variazione continua, quindi 9 metri al secondo e metri al secondo. Ok, quindi sicuramente non è questa la legge che cerchiamo. Andiamo quindi a studiare un altro caso, quindi questo caso non funziona, possiamo cancellarlo, tanto se volete riguardarlo tornate semplicemente indietro e dovreste tornate indietro con la video lezione. Ecco. Andiamo a vedere un altro caso, ecco un vostro compagno, appunto quello di seconda, appunto, che ha notato una proporzionalità diretta, ha detto ma proviamo un po' se aumenta la velocità, aumenta anche il tempo. E sembrerebbe, no? Quindi nel primo caso c'è circa un raddoppio. E nel terzo caso, nì, però andiamo a vedere. Ecco, lui diceva appunto, vostro compagno, che la V0 di sparo fratto il tempo di cittata è candidata ad essere una possibile costante, proporzionale diretta. Andiamo a vedere insieme. Quindi, come viene? Proviamo nel caso 1, 2,771 diviso 0,392 uguale 2,771 diviso 0,392. Che fa 7,1 metri al secondo quadro, se vi interessa, perché l'unità di misura, scusate, qui è meglio sempre farla in parentesi quadre, prima non l'ho fatto, è metri al secondo sopra, diviso secondi, quindi metri al secondo quadro, quindi unità di misura che caratterizza un'accelerazione. 7,1 viene, in maniera molto approssimativa, non guardiamo il numero con la virgola, ne ho preso uno per semplicità, perché si tratta di un calcolo approssimativo. Il caso 2? Andiamo un po' a vedere insieme. Nel caso 2 abbiamo 4,536, quindi diviso 0,636. Quindi, velocità diviso tempo di velocità iniziale di sparo diviso tempo di cittata. Che fa? Guardate un po'. 7,1 di nuovo. Vediamo un po', scriviamolo anzi meglio, almeno così. Viene 4,536 diviso 0,636. 7,1 metri al secondo quadro di nuovo. Nel caso 3, scusate, viene 6,184 diviso 0,871. Andiamo un po' a fare un calcolo. 0,184 diviso 0,871. Che fa? Cavolo, 7,1 di nuovo. Ecco, sembra una legge, una buona legge candidata. Cavolo, è uguale, proprio spaccato. Ecco, questa è una legge. Identifica una cosa molto simile a quella che voglio farvi vedere io, adesso so già come funziona, però sì, ci dice qualcosa, ma ce lo dice in maniera nascosta. Non è un qualcosa, sì, è una buonissima, un buonissimo caso di proporzionalità diretta, ma non ci basta, perché ci dice un qualcosa che in realtà non è, diciamo, interessante, perché ci dice poco.
è stata una buona osservazione, ma ci dice poco questa proposta diretta. Vediamo se ce n'è una che ci può dire qualcosa di più, se ci può dire c'è una proposta diretta speciale che ci può dire qualcosa di più. Se non ci fosse, questa sarebbe buona, perché se dopo andrebbe appunto sviluppata con la matematica, e appunto la vedremo insieme nelle prossime puntate, nelle prossime video lezioni, vedremo appunto da dove deriva. È una faccia diversa di una proprietà diretta importante, di quella che vedremo noi. È una faccia diversa, è un modo di vedere quello che vedremo noi, però ci dice di meno. Ecco, quella che vedremo in particolare nella parte C delle video, nella parte B, scusate, della terza parte, quindi la parte B della terza parte, cioè quella che riguarda formule e calcoli. Vedremo appunto da dove deriva questa proprietà diretta e perché è meno interessante di quella che vi voglio fare vedere io. Ecco, questa però mettiamola perché effettivamente è una proprietà diretta. Quindi chiamiamola K1 perché appunto io faccio lo spoiler. In realtà già sapete perché questa è già registrata molto dopo la lezione che si era fatto. E sapete che non è uno spoiler, non l'avete già visto. Ecco, andiamo un po' a vedere appunto un'altra legge. Ecco. E noi abbiamo provato, quindi noi possiamo provare ad esempio velocità agitata. Vediamo un po', ma adesso senza fare tanti calcoli. Vediamo che se forziamo appunto che si raddoppia G1 e G2, G2 è circa il doppio di G1 e G3, agitata 3 è circa il doppio di G2, non avviene la solita cosa nel terzo caso, perché nel terzo caso cosa succede? Succede che tra il primo e il secondo possiamo forzare un raddoppio. Volendo, ma non è proprio così perché 2,771 è per 2 fa 5,4 circa 5,4 metri, 5, circa, quasi 5,5 perché 2,5 per 2 fa 5, quindi no, forse ci, sì, faccio circa 5,5 metri al secondo. Se dovete fare 2,771 per 2 fa 5,5 metri al secondo circa, che è quasi un metro al secondo più di v. Di 4,536. Quindi vediamo subito che non c'è proporzionalità diretta, cioè che 0,81 diviso 2,771 è diverso da, provate per credere, provate ad applicarlo, 2,22 diviso 4,536, ma molto diverso, non è neanche circa uguale, proprio notevolmente diverso. Se vi interessa si prova a fare 4,00 diviso 6,184, cioè che significa? In particolare, significa che 0,81 diviso 2,771 fa 0,29, 0,3, 2,22 diviso 4,536 fa 0,5 e 4,00 diviso 6,184 fa 0,6. Non è assolutamente costante. Quindi che significa? In particolare, quindi, ma cosa notiamo? Notiamo che in questo caso la velocità non sale velocemente quanto sale la gittata. Perché come potete vedere, la gittata raddoppia di volta in volta, la velocità invece va un passo più lento. Ecco, come si è fatto ad esempio l'altra volta nel moto rettilineo con movimento accelerato? Per far aumentare il passo a una grandezza, si è detto, beh, non prendiamo lei, prendiamo il suo quadrato. In particolare abbiamo detto, beh, anziché prendere V0, proviamo a prendere V0 quadro e vedere se ce la fa meglio a inseguire la gittata che raddoppia di volta in volta. In particolare, quindi, in realtà nella lezione avevo scritto direttamente V0 quadro fratto G, ma proviamo a scrivere come ho detto prima, G fratto V0 quadro. Che unità di misura verrebbe? L'unità di misura sarebbe secondo quadro fratto metri, se mi sembra. Perché sopra è metri, sotto è metro quadro su secondo quadro, quindi sì, secondo quadro fratto metri, provate anche voi. Ecco, ma guardiamo un po', secondo quadro fratto metri è un'unità di misura che non ci dice nulla, ma se proviamo invece a prendere l'inverso, V0 quadro fratto G, vediamo che invece viene metri al secondo quadro, che invece è una grandezza caratteristica, un'unità di misura caratteristica che identifica un'accelerazione. E quindi prendiamo invece l'inverso di questo rapporto. Che se è costante è comunque costante, perché se è costante il rapporto, è costante anche il suo inverso. È semplicemente la costante al denominatore.
Quindi proviamo un po' a ragionare. A lezione l'ho fatto vedere in maniera diversa, ma il fine è il solito quello che otterremo, eh? Ci si può arrivare in vari modi. In questo caso ci sono arrivato in questo modo. Guardiamo un pochettino come viene. Guardiamo il primo caso, viene. Quindi guardiamo il caso 1. 2,771 alla seconda diviso 0,81. Che fa? Diviso 0,81 che fa 9, circa 9,5 metri al secondo quadro. Circa, eh? Nel caso 2, andiamo un po' a studiare insieme il caso 2, ora si vede male, ma insomma, fidate, anzi, no, lo riscrivo. Ecco fatto, cancellato tutto. Allora, V04. Quindi il caso 2 è 4,536 alla seconda diviso 2,22. Andiamo un po' a vedere. 4,536 alla seconda diviso 2,22 fa 9,3. E poi c'è il caso metri al secondo quadro, ovviamente qui è quadro, eh? Metri al secondo quadro. E il caso 3, vediamo un po' se è riconfermato o qui si comincia a delineare qualcosa. Viene 6,184 alla seconda diviso 4,06. Che fa 9,6, scusate, 9,6 di nuovo metri al secondo quadro. Come potete vedere, anche qui sembra essere una buona candidata alla proporzionalità diretta. Prima 9,5, 9,5, poi 9,3 e poi 9,6 metri al secondo quadro. Ecco, abbiamo trovato un'altra proporzionalità diretta. Ma perché questa è più interessante di quella di prima? Entrambe descrivono una proporzionalità diretta che identifica un'accelerazione, una grandezza, una costante che è un'accelerazione. Ecco, perché quella che abbiamo trovato adesso è più bella di quell'altra che viene a circa 7,1, se non mi ricordo male, 7,3, non ricordo. Perché 9,5, abbiamo detto che l'unità di misura di ciò che abbiamo calcolato adesso è di nuovo un'accelerazione, metà secondo quadro, è 9,5. 9,3, 9,6. Cosa ricorda questa grandezza? Questa grandezza ricorda l'accelerazione gravitazionale. E quindi questa portata diretta è molto più interessante di quella di prima. Perché se fosse vera, ci direbbe che la velocità iniziale di sparo alla seconda diviso la gittata è circa uguale all'accelerazione gravitazionale. Ecco, in questo caso, se fosse idealmente perfetta matematica, proprio uguale a G. Nel nostro caso, situazione reale, appunto, viene quindi nel nostro caso sono grandezze misurate, viene circa G. Però, se fosse vera, questa è un'accelerazione gravitazionale, è una proporzionalità diretta molto più saliente. Perché, cioè, a parte il fatto che G è costante a prescindere, perché siamo sul pianeta Terra, e quindi sarebbe una costante vera, proprio verificata. E seconda cosa, sarebbe molto più interessante, perché ci direbbe che, guarda, a 45 gradi, il rapporto tra velocità al quadrato fratto la gittata ci restituisce appunto la gittata stessa. E quindi, scusate, ci restituisce appunto l'accelerazione gravitazionale di un pianeta, del pianeta su cui stiamo sparando, sul quale stiamo sparando. Quindi è una caratteristica molto più saliente di quell'altra. Ecco, questa l'abbiamo dimostrata empiricamente. Abbiamo capito empiricamente che ci può essere questa proporzionalità diretta, va verificata. I dati ci dicono questo. A teoria, volendo, se volete manipolare calcoli, già lo sapete. Cosa scopriremo la prossima volta? Scopriremo appunto matematicamente, formalmente, attraverso i calcoli e le formule teoriche che già conoscete e che riprenderemo, che appunto questa legge potrebbe essere verificata. Quindi nella prossima lezione, nella parte B, appunto, andremo a studiare le formule teoriche e andremo a vedere se è dimostrabile formalmente, matematicamente, la legge che abbiamo trovato empiricamente. Quindi empiricamente abbiamo trovato questa legge. Quindi è quello che faceva Galileo, che Galileo scoprì, ad esempio, nel moto elettronicamente accelerato, tramite la proporzionalità diretta, che spazio e tempo quadro, per esempio, la scorsa volta, erano costanti. Noi adesso lo sappiamo, l'abbiamo dimostrato empiricamente, ma facciamo un ulteriore passo. Troviamo analizzando con le conoscenze che abbiamo, ci ricolleveremo tramite scomposizione del moto, adesso lo vediamo, e ricaveremo appunto anche matematicamente la legge empirica che avevamo ottenuto. Quindi una doppia riprova. E se è vero il nostro ragionamento, allora vuol dire che sarà vero tutto quello che ci abbiamo costruito dietro e che sarà importante. Ma questo lo vediamo nel prossimo video lezione. Quindi, andando avanti con i nostri discorsi, posso ripresentare. Quindi, avevamo i nostri dati, abbiamo capito che una possibile proporzionalità diretta può essere V0 quadro fratto la gittata, che se fosse vero è proprio uguale a G gravitazione.
accelerazione gravitazionale che è circa per gli amici 9,81 metri al secondo quadro. Quindi, che significa? Se fosse vera questa, è una buona proporzionalità diretta e ci identifica un numero saliente che è una costante per eccellenza, perché appunto è l'accelerazione gravitazionale, che è circa costante in tutti i punti, ecco, non proprio sulla Terra, ma insomma, con buona approssimazione nel nostro laboratorio. Quindi, andando avanti, cosa si farà? Scusate, quindi di nuovo fa confusione la presentazione, però adesso cosa farà? Abbiamo dimostrato empiricamente una possibile legge, l'abbiamo vista empiricamente, la dimostreremo anche formalmente la prossima volta, nella prossima video lezione, ma qui in anticipazione dei passi successivi. Adesso, tramite le conoscenze teoriche pregresse, e che eventualmente colmeremo questa parte di formule e calcoli, daremo una forma teorica all'analisi qualitativa, per poi trovare qui l'analisi approssimativa, forse è meglio dire, scusate. Quindi un'analisi approssimativa. Anzi, ve la cambio perché almeno così deve essere chiaro. Analisi approssimativa. Ok. Pazienza, ok. Quindi un'analisi approssimativa, appunto. Qui si può togliere anche con la gomma, possiamo togliere ciò che avevamo scritto, appunto. Ecco, quindi ciò che daremo forma all'analisi approssimativa, e poi trovare anche delle stime più precise. Quindi, noi si è dimostrato a braccio, quindi approssimativamente, tramite l'analisi empirica, noi dimostreremo formalmente anche che la legge è valida e poi faremo dei calcoli più rigorosi e col grafico, quindi con l'analisi grafica, lo dimostreremo definitivamente. Di solito, come si fa, per esempio, che dicano ad esempio che Einstein ha anticipato cose che abbiamo dimostrato solo adesso? È che Einstein fece l'incontrario, dimostrò matematicamente certe leggi, e poi dopo vennero dimostrate con gli esperimenti. Tante cose vengono, a volte uno ci arriva con la matematica, non sono state dimostrate nella realtà, e dopo andando avanti con la tecnologia si scopre degli esperimenti, degli strumenti, degli apparati che sono capaci di ricreare un esperimento che appunto verifica il ragionamento teorico che era stato fatto magari 100 anni prima. Ecco, qui si è fatto un po' l'incontrario, si è verificato empiricamente con un esperimento, una possibile legge, e ora si ridimostra formalmente in maniera matematica. Di solito si fa al contrario, ho visto fare il contrario a fisica. Cioè, prima uno, un genio, dice con la matematica riesce a capire, a dimostrare, via, a capire matematicamente un fenomeno fisico, e poi dopo, a distanza di anni, esce sul giornale: è stato dimostrato che Einstein aveva ragione, che puntini pure che un altro fisico aveva ragione. Perché? Perché empiricamente con l'esperimento si è verificato ciò che uno aveva ipotizzato col calcolo, con le formule. Poi dopo il passo successivo, l'ingegnere, il tecnico, dice: oh, bene, bella questa cosa fisica, cosa ci posso fare per migliorare, per progredire la tecnologia? E quindi è tutto. Fisica e tecnologia, serve la fisica, perché fisica e tecnologia servono per progredire insieme. Andiamo un po', quindi che si farà a noi? Noi prenderemo un vettore e lo scomporremo, perché che abbiamo detto? Abbiamo detto che ha un moto bidimensionale, quindi dividendo una componente orizzontale e una componente verticale, riusciamo a scomporre il moto in due moti distinti che hanno due direzioni diverse, e quindi vedere un moto in due direzioni ortogonali, quindi una componente verticale e una componente orizzontale, e quindi studiare il moto, quindi V0, non come un unico moto parabolico, ma come due moti scomposti, ma per i quali conosciamo la loro natura, perché per rispetto a x è un moto rettilineo uniforme e rispetto a y è un moto rettilineo uniformemente accelerato, in particolare con accelerazione negativa verso il basso, in base ai riferimenti che abbiamo preso, che il riferimento è positivo verso l'alto, no, qua y. Quindi noi sappiamo, quello che sappiamo noi è questo, che la somma vettoriale di v0x più v0y mi dà v0. Questo è quello che sappiamo. Applicando i moduli, sappiamo che non si può fare un semplice calcolo con i moduli perché non giacciono sulla stessa direzione v0x, v0y, anzi sono completamente ortogonali. Però sappiamo, essendo ortogonali, si può applicare la regola di Pitagora, quindi identificare un triangolo rettangolo usando il metodo punta-coda, e quindi vedere che il modulo di v0 è la somma del modulo di v0x quadro più v0y, il modulo di v0y quadro.
Quindi si può vedere comunque V0 sotto forma dei moduli di x e y per ottenere V0 stesso. Però qual è il problema? Il problema è uno, che io non è, quello, questo è quello che già conosciamo. Il problema è che io conosco V0 e voglio ottenere V0x e V0y, e non il contrario. Se conoscessi V0x e V0y e volessi ottenere V0 è fatta, perché la teoria me lo dice, me lo restituisce. In questo caso no, non si può, perché io da V0 voglio ottenere le componenti, e non possiamo. Si può contare quadretti, magari uno potrebbe dire, faccio una proporzione. Metodo grezzo, ci serve un metodo un po' più formale a questo punto. Però la scala, appunto, potrebbe essere un aiuto. Uno dice: prendo la carta millimetrata, disegno V0 con un angolo di 45 gradi e misuro i centimetri di V0x e V0y e ottengo il valore in scala di V0x e V0y. Benissimo, si può fare, però è un metodo grezzo. Possiamo usare e migliorare la nuova qualità dei nostri calcoli. Ecco, e l'angolo di inclinazione. Quindi conoscendo, quindi non ci serve uno strumento matematico, quindi la matematica deve venire incontro, il matematico ci deve fornire uno strumento per cui, conoscendo V0 e l'angolo di inclinazione, si possa ricavare le componenti di x e y. Quindi la nostra domanda è: possiamo ricavare V0x e V0y a partire del vettore somma non scomposto V0? Una piccola precisazione. Qui mi rendo conto che approfondisco un po'. Ma io approfondisco perché in classe, appunto, c'è un po' più da correre. Non dico cose in più, eh. Dico le stesse cose, ma in maniera un po' più approfondita, ma anche per suscitare la vostra curiosità. Non è che dico cose in più che possono essere quindi aggiuntive o possono pure proprio pesanti. Ecco, magari allargo un po' il campo per farvi incuriosire, però dico le stesse identiche cose, eh? Tanto che le dico in maniera magari un po' più grande, ecco, un po' più ampliata, appunto per suscitare un po' di più curiosità, ma appunto perché la videolezione me lo permette. In qualsiasi momento non è che dovete ascoltarmi, questa è facoltativa. Basta semplicemente ascoltare la lezione, ecco quello che dico, non occorre venire qui, però se venite qui e vi piace, potete sentire anche cose un pochino più interessanti dietro che fanno da contorno. Appunto, è una videolezione, permettetemelo agli interessati, chi mi ascolta, appunto, di essere un pochettino più, appunto, interessante. Anche in classe cerco di esserlo, ma qui il non ho l'imposizione del tempo, che le 45 minuti che mi prestano, e quindi posso andare più con calma e posso permettermi di essere anche un pochino più anche divulgativo, fare qualche esempio anche più interattivo. Però in ogni caso spiego le stesse identiche cose, anzi in classe cerco di essere comunque interessante, anche se a volte ammetto che possono essere noiose alcune cose, però d'altronde fa parte del gioco. A volte per fare cose belle è necessario sorbirsi anche cose un po' più noiose. Il tutto conoscendo, quindi si può conoscere le componenti v0x e v0y a partire del vettore somma v0? Sì. Il tutto conoscendo V0 e l'angolo di inclinazione alfa, quindi si può conoscere V0y e V0x partendo da V0 e il suo angolo di inclinazione? Sì, la domanda, la risposta è sì. Lo vedremo le prossime volte, lo sapete già perché a lezione ci siete già stati, però lo vediamo, lo vedremo, lo rivedremo appunto e ci faremo un'idea generale. Quindi, guardiamo un po'. Cosa faremo nelle prossime puntate? Ebbene, nella prossima lezione partiremo da questo concetto e per analizzare di nuovo il modo. Quindi, cosa si farà? Partiremo dal vettore V0, approfondiremo a livello pratico il concetto di seno e coseno e come usarlo nelle stime. Perché? Perché seno e coseno sono nient'altro che un modo per ottenere la proiezione del vettore V0 sugli assi. Sono un modo per vedere le ombre, se vi ricordate, il ripasso della somma dei vettori, che ho messo a inizio anno. Ecco, è un modo per vedere le ombre, cioè le proiezioni di x e y, di v0 rispetto all'asse x e all'asse y. E come usarlo nelle stime. Quindi si vedrà seno e coseno e come usarlo nelle stime. Poi, quindi, una volta che saremo capaci di scomporre v0 nelle componenti ortogonali, che faremo? Utilizzeremo le conoscenze pregresse e analizzeremo quindi il moto non come un moto unico curvo, quindi che identifica una parabola, ma come due moti scomposti, uno rispetto all'asse lx, moto rettilineo uniforme. Accelerazione, non c'è alcuna accelerazione, attrito con l'area trascurabile, e rispetto a y un moto rettilineo uniformemente accelerato. Quindi che cosa? Un moto rettilineo uniformemente accelerato, in particolare con g negativa verso il basso, quindi che tende a rallentare lo sparo, perché la velocità è opposta all'accelerazione. Ma questo tanto lo analizzeremo la prossima volta.
Poi, focalizzandoci in punti strategici del moto, ci ricollegheremo, appunto, punto 2 e 3 sono collegati, ci ricollegheremo appunto alla portata diretta, scoperta, prima, e faremo ulteriori considerazioni. Quindi, che si farà? Quindi, focalizzando sui punti strategici del moto, il punto più alto, il punto finale, il punto iniziale, disparo, e quindi ci ricollegheremo, cercheremo di ricollegarci quantomeno alla formula empirica V0 quadro fratto G, scoperta 10 minuti fa, su per giù, e scopriremo quindi e faremo delle considerazioni. Quindi cercheremo di dare forma, abbiamo avuto ragione, che cosa si può dedurre, e poi appunto considerazioni con i nostri dati, quindi cercheremo di ottenere con i nostri dati ulteriori, quindi cercheremo di ottenere qualcosa con i nostri dati, di verificare certi ragionamenti. E poi che faremo? Alla fine costruiremo il grafico V0 quadro G, V0 quadro sulla selle Y e G sulla selle X, dimostrando appunto definitivamente la proprietà diretta. Quindi graficamente, in maniera definitiva e graficamente la diretta proporzionalità, come sempre si è fatto. Ok, quindi dopo no, dopo inizia la lezione successiva. Ok, quindi niente, andiamo un po', sì, ridimensionamenti trigonometria è quello che ci aspetta nella parte successiva, nella parte B. Quindi nella parte B analizzerò quindi gli strumenti di calcolo, quindi partirò, quindi nella parte B analizzerò quindi la trigonometria, nella parte C analizzerò appunto proprio avverrà proprio la scomposizione totale dei moti e nella parte C quindi scomposizione dei moti e quindi ci ricollegheremo alla portata diretta e invece nella parte D effettuerò il calcolo, quindi saranno credo quattro parti. Quindi parte A analisi generale con formula empirica. Parte B, la parte di scomposizione del moto, quindi come si scompone la velocità. La parte C, l'analisi del moto, quindi come si muove e perché si muove e le leggi che lo regolano, ricollegandoci alla formula empirica che si è ottenuta in questa lezione. E nella parte D, appunto, si metteranno i dati laboratoriali. Appunto con l'errore dove ce lo richiederò e poi nella parte 3 si analizzerà il grafico ottenuto e si trarranno le nostre conclusioni. Bene, quindi vi lascio, anzi grazie per avermi ascoltato e ci sentiamo nelle prossime video lezioni in classe.